Benvenuti a un nuovo video dedicato a Margherita Hack. All'interno di questa serie, infatti, dopo aver raccontato qualcosa sul libro Vi racconto l'astronomia, ho iniziato a leggere di alcuni passi tratti dal libro, scelti ovviamente a mio semplice gusto. Il Sole è la stella che illumina la Terra e gli altri otto pianeti del Sistema Solare. La massa del Sole è di gran lunga maggiore di quella di tutti i pianeti messi insieme. Giove, il più grosso, ha una massa che è appena un millesimo di quella solare. Fra le 300 e più miliardi di stelle della nostra Via Lattea, il Sole rappresenta un po' il cittadino medio, né troppo grande, né troppo piccolo, né troppo freddo, né troppo caldo, né troppo giovane, né troppo vecchio. Le stelle più calde e massicce hanno temperature superficiali di 20.000-30.000 gradi, e masse da 10 a 20 volte quella del Sole. Le più fredde di piccola massa hanno temperature superficiali di circa 3.000 gradi e masse un decimo di quella solare. Le stelle più giovani della Via Lattea si sono formate meno di mezzo milione di anni fa, mentre le più vecchie hanno età pari a 10 o 12 miliardi di anni. Il Sole ha un'età di circa 5 miliardi di anni e il Sistema Solare di 4,6 miliardi di anni. Come tutte le stelle, il Sole è un globo completamente gassoso, dal centro, dove la temperatura raggiunge i 13 milioni di gradi circa, alla superficie di 6.000 gradi circa. Il raggio solare è di 696.000 km e la massa è pari a 1,989 per 10 alla 33 grammi. Ha una densità media di poco superiore a quella dell'acqua, 1,41 grammi per centimetro cubo, mentre al centro è quasi 150 volte quella dell'acqua. Nel settembre 1995, due astronomi svizzeri, Michel Mayor e Didier Queiroz, hanno dato notizia di aver scoperto il primo pianeta extrasolare, un pianeta grosso circa come Giove, in orbita attorno a una stella di tipo molto simile al Sole, 51 Pegasi, a una cinquantina di anni luce da noi. Questo pianeta non è stato visto direttamente, ma si può stabilire la sua presenza in seguito alle perturbazioni gravitazionali al moto della sua stella. Questa, invece di muoversi di moto rettilineo uniforme, compie delle piccole oscillazioni periodiche. Dal periodo delle oscillazioni si ricava il periodo di rivoluzione del pianeta e dall'entità delle oscillazioni la massa del pianeta. La massa risulta circa uguale a quella di Giove, e questo prova che il corpo perturbatore è un pianeta e non un'altra stella, perché una stella può dirsi tale solo se la sua massa è almeno pari a circa un decimo di quella del Sole, altrimenti la temperatura centrale resta troppo bassa per innescare le reazioni nucleari che distinguono una stella da un pianeta. La sorpresa di questa prima scoperta fu che il periodo di rivoluzione di soli 4 giorni, per cui il pianeta si trova a una distanza dal suo Sole 8 volte più piccola di quella che ha Mercurio dal Sole. Naturalmente la presenza di pianeti extrasolari è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per la presenza di organismi viventi. Abbiamo visto che nel nostro sistema solare solo la Terra offre le condizioni necessarie allo sviluppo di vita elevata. Si ritiene sia stato importante il ruolo di Giove, che con la sua grande massa attrae comete e pianetini, impedendo che questi cadano sui pianeti interni e in particolare sulla Terra. Potremmo mai accertare la presenza di altri esseri intelligenti in un altro sistema solare? Un tentativo per rispondere a questa domanda è offerto dal progetto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, proposto all'inizio degli anni 60 dai due fisici Giuseppe Cocconi e Philip Morrison. Si tratta di puntare i nostri radiotelescopi verso stelle vicine di tipo solare per cercare di registrare eventuali segnali radio modulati, chiaramente artificiali, lanciati da esseri che, come noi, desiderano sapere se sono o no soli nell'universo. Le lunghezze d'onda favorite per questo tipo di osservazioni sono comprese fra circa 3 e 30 cm. Sotto i 3 cm le emissioni della nostra atmosfera diventano dominanti, sopra i 30 diventano dominanti le radioemissioni della Via Lattea. Inoltre, in questa regione di calma radioelettrica, cadono le emissioni a 21 cm dell'idrogeno neutro interstellare e a 18 cm del radicale OH. Civiltà tecnologicamente evolute,
che come noi abbiano conoscenze astronomiche, saranno interessati a osservare in particolare le emissioni a queste lunghezze d'onda, perché ricchi di informazioni sulla struttura della nostra galassia. Perciò le riterranno le più adatte ad essere rivelate da altre civiltà che abbiano le loro stesse conoscenze e curiosità. Oggi il programma SETI continua con mezzi molto più sofisticati di quelli con cui iniziò il radioastronomo Frank Drake nel 1964. Il risultato per ora è negativo. D'altra parte, la probabilità di successo è minima, non solo per le grandi distanze, ma soprattutto per quella che si chiama la finestra temporale. Per capirsi, occorrerebbe essere circa lo stesso grado di sviluppo. Sulla Terra le grandi civiltà risalgono a più di 5.000 anni fa, ma la civiltà tecnologica a poco più di un secolo. Anche meno di 100 anni fa non saremmo stati in grado di captare segnali radio extraterrestri. Letto ciò, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, inclusi quelli appartenenti a questa serie dedicata al centenario di Margherita Hack. Detto ciò, non mi resta che darvi appuntamento alla prossima lettura acchiana e darvi un bel saluti a tutti.